Il Vesuvio è certamente un mezzo turistico per la Campania e per Napoli, ma rappresenta, può rappresentare anche una fonte di pericolo perché potrebbe ruotare da un momento all'altro e non si sa quando. Allora, senti, diciamoci una cosa. Innanzitutto cerca di eruttare il più tardi possibile, perché sinceramente ho un po' paura, anche se credo che tu sia molto, come devo dire, paziente nelle cose. Vabbè, comunque ti saluto e rimani bello come sei. E grazie. Per esempio, ci sono delle persone che vogliono scappare da Napoli perché hanno paura del Vesuvio, se ne vanno al nord, però non sanno che il cuore napoletano in fondo anche, prova anche un po' di affetto per te. Quindi, te lo ripeto, cerca di non scoppiare, anche se dovresti andare contro la tua natura. Grazie. Ciao Vesuvio, sono Noemi. Come tutti quanti non sarò monotona a chiederti di non scoppiare, perché sei sempre una preoccupazione per noi che abitiamo sotto alle tue falde. Per me però tu sei una cosa importante, perché sei una cosa importante per il paesaggio di Napoli, che senza di te sì, sarebbe sempre bello Napoli. Infatti una volta sono venuta a fare una gita quando stai in quarta elementare e sei veramente bello, pieno di fiori, cose. Vabbè, io non so più che dirti, ti ho detto le cose che secondo me erano più importanti. Ciao. Io sono venuto qui in questa... Eh già, oggi non fate burdello. Allora, io sono venuto qui perché volevo sapere cosa si facesse quando il Vesuvio eruttasse. L'ho saputo e in questo centro si fanno tante attività, tanti laboratori e mi sono divertito un sacco. Addio alla Vilca! Perché tutti parlano del Vesuvio? Il Vesuvio è una cosa bellissima perché, cioè, si, come dire,
si può, cioè ci offre tanti vantaggi, perché infatti grazie al Vesuvio c'è molto verde, coltivazione, allevamento, però offre anche una grande disgrazia, perché come sappiamo con l'eruzione si può, come dire, si distruggono case, villaggi, e questo rende ancora più fertile la povertà per i bambini. Oggi esiste ancora un rimedio per questo, che cioè si potrebbe, come dire, si potrebbe non... cioè... Il Vesuvio è un grosso vulcano che non è spento e può non è spento e io sono molto preoccupato perché può esplodere da un momento all'altro. Perciò ci sono stati fatti dei piani dei piani per scampare a questa eruzione. Salve, come stai Vesuvio? Vorrei dire una cosa, per favore non ruttare più, ciao. Come state? Vado. Allora, io mi chiamo Silvia, spero che non scoppi perché sennò mi fai un grande dolore, mi fai morire, allora, mettiamo che scoppi. Spero tanto sia per me, sia per la mia famiglia, per i miei amici, tutta la gente, che non scoppi, perché sennò ti metto un altro toglio e tappo. E stati bene, curati la gola, pigli il mentolo e arrivederci. Del Vesuvio fumante che ancor dorme, non si sa quando il suo dolce risveglio avverrà. Lutta ai napoletani dall'orco Vesuvio, che è generoso ma quando vuol sa essere furioso. Da un giorno all'altro scenderà, devastando così la nostra città. Chi ci avverte è l'osservatorio vesuviano, che è generoso ma quando vuol sa essere furioso. Ma per ora il Vesuvio governerà con odore e dignità la nostra piccola città. Questa poesia è stata creata dai ragazzi della scuola Rodolfo Stanziale, da una prima, la prima è: a Vesuvio quest'ode, che non è proprio una lode, ma un pregio in vero è, ora si dirà perché. Servisiamo del Re Vulcano, il detien poter sovrano, sopra Napoli sconvolta dal scompiglio e già anche pace in lotta, dal scompiglio e terremoti in quei tempi ormai remoti. Su via all'amata tua città, ancor concedi tranquillità, e così viviamo felici con la tua complicità. Il Vesuvio è bello, ma quando è rutta, prima scotta e poi è brutta. Per me il Vesuvio è caro e amaro. Caro perché ci dà tante cose buone e belle, e amaro perché quando è rutta ci dà dei dispiaceri. Un pezzo di lava fredda. Il Vesuvio è un amico. Secondo me, la mia opinione per il Vesuvio è che non scoppierai mai. Che sennò se scoppi succederà un bel casino. Stai calmo. Per piacere non scoppiare.
No, questo vale dirti, non scoppiare. Io non siamo saliti sul Vesuvio e ci siamo divertiti, facevano anche un'ora molto freddo. Però siamo divertiti. Dal Vesuvio esce sempre molto, molto... Mi sono dimenticato. Considero come mio fratello e per me è la cosa più bella della Campania. Ciao! Allora vorrei chiedere al Vesuvio di non scoppiare più perché metterebbe a repentaglio la nostra vita e anche di altre persone. E vorrei chiederlo per favore. Vesuvio, io spero che non scoppia Vesuvio perché mi dispiace per molti bambini che sono piccoli. Vesuvio, caro Vesuvio, cerchi di non scoppiare che ricca, se no non me ne vado più. Cerca di fare il buono là sopra e stai calmo. Cerca di non scoppiare, facci sto piacere. Vabbè, ciao. Allora, potete dire che non fate scoppiare più Vesuvio perché ho tanta paura del Vesuvio. Certe volte la notte non riesco a dormire. E vi do il favore di non far scoppiare più Vesuvio. Grazie, ciao. Vesuvio, non scoppiare perché sennò poi tutta la nostra famiglia, cioè, si deve separare, è brutto perché non l'abbiamo mai visto sto Vesuvio, cioè per me è la prima volta che lo vediamo e mi sembra brutto perché come tutte le persone che dicono, per esempio, il Vesuvio è brutto, il Vesuvio da vedere è bello come ci ha detto la nostra professoressa, però almeno cioè, non scoppiare perché è brutto vedere tutte le persone che poi si separano, è brutto. Ciao. Ti prego Vesuvio, risparmiaci perché noi prendiamo da te, dipendiamo da te, la nostra vita dipende da te. Ciao! Qua? Vale dire al Vesuvio di non scoppiare, poi cioè almeno di farlo quando noi già siamo abbastanza vecchi e non morire da giovani. Poi vorrei chiedere anche un altro favore, che se scoppia da un'altra parte. Vesuvio, tu non devi scoppiare perché quando tu scoppi noi ci dobbiamo dividere e non possiamo stare più tutti insieme e chissà dove andiamo e noi forse non ci incontriamo più. Quindi scoppia più tardi possibile. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
allora Vesuvio rimane lì e non deve scoppiare, perché è una sorellina piccola e non è che ha mani secche di scoppiare. Per questo io ti prego di non scoppiare. Almeno se devi farlo quando non sarà mai felice, sarà un po' più cresciuta. A me piace stare sul Vesuvio, specialmente quando ci vado con la professoressa Russo e la mia classe, anche l'altra professoressa. Mi diverto. È davvero difficile immaginare che sia un bambino, lo sai? Perché ti ho sempre visto come un montagnone, bello. Beh, spero che... I miei amici mi chiamano, però penso che tu sei proprio... non eruttare mai. Ciao. Ho paura del Vesuvio, basta. La.